Ciao a tutti, buon anno, buon 2021. Adesso è il primo video dell'anno e voglio parlare un po' di come è trascorso il vecchio 2020, che tutti ci siamo lasciati alle spalle con un po' di speranza per il futuro. Credo che per molti di noi, come anche per il sottoscritto, il 2020 sia stato un anno strano e un po' difficile, sia dal punto di vista sociale che lavorativo. Io, dal mio punto di vista, diciamo che ho tenuto botta per un verso e per un altro vediamo come andrà, perché essendo professionista non sono come un negozio che quando offro un prodotto, vendo un prodotto, subito ottengo un risultato, cioè mi pagano. Io ho tenuto botta perché sono riuscito con molta fatica, devo dire, a finire lavori già acquisiti nel 2019 e alcuni del 2018 e magari a sfangarla con i pagamenti di questi, ma devo dire che nel 2020 ho lavorato molto molto poco, sia perché i cantieri erano chiusi, sia perché le scuole erano chiuse, ho una bambina piccina, è stata 7 mesi senza andare a scuola e in famiglia di comune accordo abbiamo deciso che fossi io a seguirla in tutto questo tempo, perché a differenza magari di altre famiglie noi non ci sono aiuti dalle esterni, diciamo, al nucleo familiare. Quindi quello che io non ho fatto nel 2020 lo vedrò quest'anno nel 2021, perché non avrò pagamenti di nessun tipo se non pochissime cose, e questo ad esempio potrebbe essere un problema per molti di noi professionisti. Nella finanziaria 2021 il governo ha proposto, ha messo in campo l'anno fiscale bianco per le partite IVA, anche professionisti che nel 2020 hanno avuto un calo del fatturato rispetto al 2019 saranno esonerati dal pagamento delle tasse, questo per redditi fino a 50.000 euro, chiariamolo. Quindi, ad esempio, io potrei avere un calo del fatturato nel 2021, perché non ho lavorato nel 2020, ma i miei pagamenti non sono, come ho detto, subitanei, anzi, che ne scuote parecchi mesi dopo, e qualcuno potrebbe anche dire se li riscuoti i lavori. Prevedo che il 2021 sarà un anno più problematico, ad esempio, per me, ma siccome noi siamo resilienti e rispondiamo, nel frattempo non sono stato con le mani in mano così, e vediamo se professionalmente si riuscirà a fare un salto di qualità in questo 2021. Mi sto attrezzando, mi sono messo in moto e vediamo se qualche cosa di buono verrà fuori. Finalmente nel 2021 ricomincio a fare laboratori nelle scuole. Ora, subito, appena si rientra, appena le scuole rientreranno in modalità DAD, di didattica a distanza, farò alcuni laboratori in alcune scuole, istituti superiori, in questo caso secondari di secondo grado, di educazione ambientale. E poi a questo punto io nel 2020 volevo riprendere la mia attività di divulgazione presso la biblioteca principale della mia città, la Biblioteca San Giorgio di Pistoia, con un progettino bellino, dei talk a carattere geologico, comunque basati sulle scienze della terra, che però purtroppo con l'emergenza sanitaria in corso è stato bloccato. E allora ora ho ripreso contatti con la biblioteca, perché un po' ho aspettato, ma qui abbiamo già capito che ci vorrà del tempo per uscirne fuori da questa emergenza sanitaria. Allora ho preso contatti e con modalità webinar a distanza potremo fare qualcosa del genere, vi terrò aggiornati. E ancora, per essere ancora più nel breve periodo, sto preparando un video per fare un riassunto di tutto quello che è successo nel 2020, delle principali cose che sono accadute nel 2020, viste dall'occhio del geologo, con un occhio sulla scienze della terra. Quindi seguitemi in questo canale, state
attivate le notifiche per il mio canale e state stay tuned, come si dice, come ormai è un po' inflazionato questo termine, però ve lo ripeto lo stesso, e ci vediamo nei prossimi giorni con questo nuovo video che io chiamerò Un anno con il geologo. Avrei voluto farlo in presenza alla Biblioteca San Giorgio, non è stato possibile. Mi sono deciso ora durante queste feste natalizie di voler provare a farlo qui, nello studio mio, per conto mio, e regalarvelo a voi online sui canali social. A presto a tutti, buon 2021 e vediamo che cosa ci riserverà il futuro. Ciao ciao!